Regno Botta, allora è una nuova avventura al Boretto, una squadra che da quello che ho visto oggi mi sembra profondamente cambiata rispetto alla corsa stagione, no? Assolutamente sì, la squadra è cambiata, allenatore nuovo, idee nuove, come ogni allenatore ha le proprie idee. Dunque noi abbiamo iniziato il 16 d'agosto, sicuramente le condizioni dopo 5 giorni è quella che è, squadra nuova perché comunque ha perso i due giocatori offensivi, ha perso un giocatore in mezzo al campo esperto, però è una squadra su cui si può lavorare, molto giovane, abbiamo appena iniziato, oggi è la nostra prima amichevole, sono parzialmente contento perché comunque quando si perde non si è mai contenti fino in fondo. Mi dispiace solamente aver preso un gol a difesa schierata contro una squadra che secondo me potrà fare un buon campionato in eccellenza. Insomma. Il Boretto come lo vedi? In un girone A che è piuttosto tosto, impegnativo, no? Allora. Con le parmensi è sempre dura. Le parmensi, anche le piacentine, però ad agosto, il calcio d'agosto conta fino a mezzogiorno. Sicuramente è un girone tosto, ma come è tosto anche l'altro girone. Le partite partono sempre a 0-0, noi proveremo a dire la nostra cercando di giocare le partite per vincere, cresceremo di condizione, ci saranno delle difficoltà perché le idee ci vuole del tempo, il nostro è un progetto, siamo ripartiti, io ringrazio il Boretto per avermi dato questa opportunità qua, ma ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Noi sicuramente il 3 settembre saremo sicuramente in una condizione migliore di oggi, però sono parzialmente soddisfatto della prestazione di oggi, insomma.